Sì, intanto ringrazio anche io tutti gli uffici, l'assessore, la precedente presidente della commissione per il lavoro che è stato svolto su questo tema. Ricordo a tutti quanti che è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle con l'istituzione della commissione sui piani di zona, e poi è stata coinvolta anche la regione, perché comunque sia tutte queste convenzioni sono su finanziamento regionale e con messa a disposizione dei terreni del comune di Roma. Quindi la sinergia c'è, e per fortuna che è stato trovato un sistema per poter entrare in sinergia. Il problema è che fino all'arrivo del Movimento 5 Stelle nessuno si era mai curato di andare a verificare quello che stava succedendo nei piani di zona. Quindi benissimo queste tre approvazioni di delibere che sono le ennesime di una lunga serie che è stata portata in aula. Queste sono particolarmente urgenti perché a ottobre alcuni appartamenti di questi piani di zona verranno venduti all'asta se non si interviene con questa delibera. Quindi il voto favorevole va anche all'immediata eseguibilità, perché ce n'è urgenza. Ringrazio tutti quanti, mi dispiace perché la sindaca non è che non se n'è occupata, visto che l'assessore Montuori, che è propagine della sindaca, sono anni che ci sta lavorando sopra. Grazie ancora a tutti, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su tutte e tre le delibere, grazie.